Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 in questo nuovo episodio di Yokai Watch Puni Puni. Ed oggi c'è un nuovo evento. Bene, dovrebbe essere partito ormai da qualche giorno. Io sto giocando solo adesso perché mi ero praticamente dimenticato di dover registrare Puni Puni. E sì, lo scorso mese non l'ho registrato perché non volevo. Non mi è piaciuto l'evento e anche le missioni erano stupide e quindi non l'ho voluto proprio registrare per niente. Ora c'è Inazuma Eleven, non vorrà dire che giocherò a Puni Puni, ma comunque sia le missioni ve le dico tutte quante quelle che bisogna fare. Anche perché si parla di Orion. Comunque sia in Giappone Orion sta andando abbastanza bene, meglio di Yokai Watch Shadowside purtroppo. Io speravo che andassero bene entrambe, invece Orion sta facendo qualcosina di più. Sarà l'Oajiki, ovvero il torneo con... dovrebbe essere ripiglino, tradotto letteralmente, ma in realtà è più una fionda. E si può prendere Endo Mamoru, ovvero Mark Evans, a livello triple S. E buttalo via. Dunque, andiamo a vedere le missioni. Bene, ci avevo già premuto ma l'ho tolte. Allora, completare il livello 1. Con questo personaggio qui che non ho idea di come si chiami perché Orion non lo sto seguendo per niente. E devi batterlo 3 volte nella Oajiki. Devi sconfiggerlo 10 volte, praticamente quando non c'è Mark Evans c'è lui e lo devi sconfiggere 10 volte. Poi devi sconfiggerlo per 20 volte in totale. Bene, questa è però la quinta missione. La quarta era batti Aizaki nello stage 28. Questo qui, il boss stage 45, sconfiggilo senza usare continua. Gioca l'attacco al punteggio. Questo qui, ragazzi, però è un dream match, ma non ha importanza, basta che lo sconfiggi. Nosaka, sì, basta che lo sconfiggi e ok, così. Quindi dovete sempre vincere, in poche parole. Quindi, praticamente, arrivate fino alla fine, vincendo sempre, l'ultimo senza usare continua, e battete 20 volte questo qui nella fionda. E giocate l'attacco al punteggio, più semplice di così non potevo mettervela. E ora andiamo a fare le missioni, poi faremo anche un attimino il primo livello. Oh, questo è nuovo. Ah, quindi Puni sta a indicare piccolo. Cavoli però se è forte. Oh, quante ce ne sono, ragazzi. Ok, ragazzi, attenzione, qui ho confuso la parola stelle con la parola livelli, perché non avevo letto che c'era scritto livelli. Quindi, quando dico stelle, per queste prime missioni, in realtà dovete completare il numero di livelli, non prendere delle stelle. Quindi mi raccomando, il numero che dirò sarà di completamento dei livelli, non delle stelle. Ok, prendi 15 stelle della prima mappa. Prendine 30 della prima mappa, poi completa appunto la prima mappa e ti danno quello. Poi nella seconda mappa prendi 20 stelle, prendi 35 stelle nella seconda mappa, completa tutte quante le stelle e ti danno un segreto dell'anima. Nella terza mappa prendi 25 stelle, prendine 40 e ne prendi tutte quante e gli danno una moneta in Azuma Coin G. Oh, ed ora, nello stage 2 fai 10 combo, quindi devi fare almeno un Puni di dimensione 2, devi unire almeno due Puni e farne 10 in quella maniera, quindi 10 Puni grandi fai scoppiare, ecco. Poi nello stage 3 finisce nel 90 secondi. Lo stage 6 completalo con Asto, con l'Energy Max di Asto. Completa lo stage 9 con in squadra solo Yokai di rango B. Completa lo stage 12 con quel ragazzo dei capelli blu che non so come si chiamava. Nihon Ichiyoshi. Quindi Giappone... Ah, forse è qualcosa col Giappone. Ichiyoshi si chiama lui. Perfetto, Ichiyoshi, quello con i capelli blu. Dovrebbe essere giusto Ichiyoshi. Poi completa almeno 3 delle 5 missioni della prima mappa. Completa tutte e 5 le missioni della prima mappa e ti danno 100 punti. Wow! Nella seconda mappa, lo stage 16, finiscilo con almeno il 50% dei punti salute. Lo stage 20, fai un punteggio di 320.000. Beh, buono. Completa lo stage 24 con Nishikage. Chi era Nishikage? Non mi ricordo.
però completatelo con Nishikage, se sapete chi è. Lo stage 28 completalo in 75 secondi. Bene. Oh, lo stage segreto numero 1. Completalo con massimo 2 tribù diverse di yokai in squadra senza usare continua. Quindi, lo stage segreto non potete usare continua e dovete avere in squadra massimo 2 tribù diverse. Quindi o audaci e tosti, o tosti e generosi, o generosi e audaci, insomma massimo 2 diverse. Poi completa 3 delle 5 missioni della seconda mappa, completa tutte quante 5 le missioni della seconda mappa. Terza mappa, completa lo stage 32 usando massimo 3 energy max. O meglio, completalo usandone almeno 3. E massimo 3, tutte e due insomma, massimo 3 e almeno 3. Completa lo stage 36 con PEC. Conoscete PEC? Non lo so. Io non sto guardando Orion, quindi non so se è un personaggio di Orion, ma non penso perché non c'è il simbolo del Giappone, che dovrebbe essere il rappresentante della squadra giapponese PEC. Però se conoscete PEC, usatelo. Completa lo stage 40 con almeno 55% di punti salute. Completa lo stage 45 con in squadra solo yokai di rango A e senza usare continua. È una missione ricorrente in tutti quanti gli eventi quella. Ora, completa lo stage segreto numero 2 con solo la tribù di audaci. Completa 3 delle 5 missioni della terza mappa, completa tutte quante 5 le missioni della terza mappa e riceverete Inazuma Coin. Insomma, direi che non sono proprio tanto difficili alla fine. Comunque sia, facciamo almeno il primo livello per sbloccare l'Oashiki. Perché comunque sia, quando c'è l'Oashiki, se fai il primo livello ti sblocca automaticamente. Asutomi Namori, rappresentante del Giappone. Dovrebbe essere il rappresentante. Vai, finiamolo con l'Energy Max di Trisalamandro. Vai, mangiato. Buono. E nel caso non ce l'avessimo, a parte questo Asto è diverso, no? Ah, se facevo 5 combo facevo tutte quante 3 stelline. Ecco, ci si apre l'Oashiki. E il primo avversario è lui. L'avversario più forte dovrebbe essere appunto Endomamoru, Mark Evans. Che cosa? Ah, ok, questo lo devo scegliere, è vero. Preferisco fare con quello da poco. Non perché io giocherò, ma tanto perché non serve. I primi livelli, poi. Oh, Gohenji! Gohenji Shuya! Ah, mi ricordo quando mettevo il cartoncino per fare il tiro dritto. Non serve. Bam, te. Ovviamente ci sono personaggi che fanno più punti e probabilmente uno di quelli è anche lui. A parte sapete che c'è, posso andarlo a leggere, ti fa più danni nell'Oashiki. Ok, i personaggi che fanno danno contro i Chiyoshi sono Nosaka normale, cioè rappresentante del Giappone. Poi rappresentante del Giappone Aizaki e il vero figlio, il vero Hiroto, rappresentante del Giappone, che sarebbe il vero figlio di Schiller. Contro Endomamoru, Mark Evans, quindi più forte nella Oashiki, abbiamo Nosaka, rappresentante del Giappone, Aizaki, rappresentante del Giappone, e Ichiyoshi SS, però stavolta, rappresentante del Giappone, quindi più forte di tutti. Per fare più punti, yokai, Nosaka rappresentante del Giappone e Mark Evans rappresentante del Giappone. E anche Rihao, non ho idea di chi sia. Ah, eccolo Peck, va? Ah, praticamente lui ti riduce i danni sulla mappa quando combatti nella mappa dell'evento. Bene bene, quindi Peck è lui. Vabbè, se lo trovate. Bene, questo è quello che c'era da sapere per quanto riguarda l'evento di Inazuma Eleven su Yokai Watch Puni Puni. Insomma, l'evento è abbastanza interessante. Se avete voglia e tempo ve lo fate tranquillamente. Io Yokai Watch Puni Puni, come ho detto, non lo gioco praticamente mai, ma faccio giusto i video per farvi sapere cosa c'è da fare. Ad ogni modo, Kuju, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per la pagina Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!